Siamo nel tempo in cui il Barbarossa da Como nel 1176 scende e vuole andare a casa sua a Pavia. Non aveva tempo di fare le circonvallazioni e quindi cercava di tirare dritto. Se guardiamo anche su una cartina di Google Maps, notiamo una cosa, che tirando una riga diritta che va da Como e va ad Abbiategrasso e quindi sorpassare il Ticino per arrivare a Pavia, ebbene si passa per Legnano Busto Arsizio. Non lo sapeva che c'era la via Ponsella, perché ancora non era stata fatta in quei tempi, erano solo viottoli di campagne, perché le campagne, caso strano, c'erano, anche se non c'erano le vie quelle di oggi. Ebbene scende, scende, arriva a Busto Arsizio. Passa per via Borri, alla rotonda dove c'è quel grattacielo alto azzurro, fa la via Ponsella, strano, via Ponsella, c'è anche Legnano via Ponsella. E se taglia diritto arriva alla Ponsella, esattamente dove c'è la chiesetta della Ponsella, quella che è visibile da oggi o almeno da un paio di secoli, ma non di più. Si dirige verso San Giorgio, Cannegrate e Parabiago e potrebbe andare verso Abbiategrasso. Oppure se si sposta un po' da via Ponsella di Busto Arsizio vicino via Borri, taglia attraverso il parco Alto Milanese, può andare a Villa Cortese, che è molto meglio, è più dritta, Villa Cortese da Irago, e va verso il Ticino, giusto per sorpassare il Ticino e andare a Pavia, al suo paese. Bene, quando arriva in via Borri, prosegue per qualche centinaio di metri e c'è la via Ponsella. A questo punto, la storia dice che viene distratto da alcuni cavalieri milanesi che si erano attestati lì vicino, verso San Martino, dove c'è un dirupo che scende verso l'Olona, un dirupo dove l'esercito resta quatto per non farsi vedere. Viene distratto e si avvicina verso questi cavalieri che scappano verso il proprio esercito, vanno verso San Giorgio e probabilmente li sta inseguendo proprio per la via e li insegue verso la Ponsella. Strano. Fra la via Ponsella di Busto Arsizio e la chiesetta ci sono circa 2700 metri in linea d'aria e questa linea d'aria, caso strano, passa esattamente, ma esattamente sopra il cortile della cascina Mazzafame. Con più precisione attraversa il portone della contrada della Flora, che è proprio in Mazzafame. Sarà una coincidenza. Sarà una coincidenza che via Ponsella di Busto Arsizio e la chiesetta della Ponsella di Legnano siano sulla dritta via. Strano che dalla via della Ponsella di Busto Arsizio e la chiesetta della Ponsella di Legnano, sulla retta via, proprio su una riga completamente diritta tracciata sulla cartina, ci sia Mazzafame. Ebbene, parliamo di questa via. Anticamente non esisteva proprio diritta diritta perché i romani avevano squadrato il terreno dei campi in modo ortogonale e fra un riquadro più, un riquadro meno a destra, 90 gradi a sinistra, 90 gradi a destra, potrebbe essere completamente riproponibile il sentiero che univa le due vie. Immaginiamo di fare un viaggio a piedi, o meglio ancora di fantasia. Dalla chiesetta della Ponsella, che è fra via Romagna e via Ponsella, ci dirigiamo a nord verso la via Novara. A questo punto giriamo a sinistra e alla rotonda per andare all'ospedale giriamo a destra. Questo è un probabile sentiero antico. Si arriva alla Mazzafame. Entriamo dalla Mazzafame nel Parco Alto Milanese e fra
un destra e un sinistra ancora, seguendo i campi, che sono ancora delineati, salvo qualche centinaio di metri, si arriva a passare sopra il tetto delle piscine della Bustese Nuoto. Lì c'è una strada che è quella che collega la casa di cura Santa Maria con il palazzo Yamamai. Fra le due costruzioni, a un centinaio di metri dalla strada, a nord, finisce la via Ponsella, che prosegue in Bustarsizio fino in Viale Borri. Circa 2750 metri in linea retta uniscono la chiesetta della Ponsella con la fine di via Borri, quella di Bustarsizio. Su questa ipotetica e immaginaria riga, lì si è svolta la battaglia del Barbarossa con i milanesi. A questo punto godetevi un filmato visto dall'alto con un angolo di 45 gradi verso il basso e siamo a circa 200 metri di altezza. La grafica non è quel granché, ma percorreremo questa retta via. È probabile che il Barbarossa, arrivato in via Borri, prende la via Ponsella, che ancora non esisteva, che attualmente è fra il palazzo Yamamai e la casa di cura Santa Maria, e voleva andare in centro a Villa Cortese. Quella era la strada diretta per poter arrivare al Ticino per sorpassarlo e tornare a casa propria. Ma probabilmente quella radura che c'era dove c'è il Parco Alto Milanese attuale, dove c'è la Pinetina, era una radura e i boschi avevano smesso di esistere. Lì si sono incontrati e lì poi il campo di battaglia, un chilometro più, un chilometro meno, la cavalleria li aveva distanziati, ma li aveva portati alla vera battaglia, vera e proprio almeno alla conclusione, verso San Martino Mazzafame. Quindi siamo sull'ex via Ponsella, che oggi è tranciata in 100 punti, ma era un'antica via. Gli antichi, gli antichi popoli, i nostri trisnonni, non avevano tempo di fare rotonde e circonvallazioni. Tiravano sempre diritto perché lo sapevano anche i loro piedi.